del regno napoleonico dell'Elba, Napoleone si occupa e si interessa fortemente anche a Pianosa, che visita partendo dalla Marina di Campo, e su Pianosa fa dei progetti importanti dal punto di vista strategico relativamente alla messa in sicurezza, alla fortificazione dell'isola, appunto in particolare con il forte Teglia, e poi dei progetti importanti di colonizzazione agricola che non riuscirà poi a realizzare, ma che saranno ripresi successivamente con la restaurazione dal Granducato e poi successivamente fino ad arrivare a piena realizzazione dopo diverse disavventure e tentativi falliti, con quella realizzazione particolare di colonizzazione agricola che sarà la colonia agricola Penale. Quello precedente, anche per tutto il Settecento, l'isola era stata continuamente sottoposta all'attività di corsa, dei corsari, che erano una presenza costante in questi mari, non solo fra Pianosa e l'Elba, ma verso la Corsica, e quindi la fortificazione dell'isola rappresentava un momento di presa di possesso forte e continuativa. Certamente in un quadro di recupero, di valorizzazione della realtà storica di Pianosa, sarebbe di enorme interesse andare al recupero, al restauro di questo momento di storia importante dell'Ottocento. E del resto Pianosa è un concentrato di elementi di storia di enorme interesse, a partire dalla grande villa romana di Agrippa, se non addirittura prima, con gli insediamenti della scuola. Quindi è una zona di enorme interesse storico, archeologico, rispetto alla quale c'è un debito da parte della società civile di valorizzazione, di coltivazione e di piena conservazione.